Poracci, poracci, sto per fare un disastro. Vediamo. No, non lo faccio. Come va? Buonasera Cringe, grande Davide, bentornato. Cimmo, Alessio, benvenuto a Nonno Lollino. Ehi, ehi, ehi. La musica, sì, l'abbasso, giuro l'abbasso, datemi un attimo. Ecco, bassa, è bassa, ora è bassa. Ma no, non è alta, io sono alto, io sono altissimo. Ramidos! Altissimo cringe. Ehi, ehi, ehi. Andolfo! Ecco, ora mi sentite bene. Ragazzi, se non mettete il microfono giusto, non si sente, eh. Cioè, pure voi... Dado Bugs Bunny, grandissimo, bellissimo, bellissimo, top Nick. Benvenuti a tutti i nuovi poracci. Qui, come va? Ma come va, ragazzi? Mio zio lo chiamavano Giuseppe il Coraggioso perché ha messo la mano dentro la bocca di uno squalo. Adesso lo chiamano Giuseppe il Mancino. Capita molto spesso. Quest'anno ritorna a Cao de Kangaroo con un nuovo gioco, un platform 3D che attira parecchio. Chi attira, scusa? Gli Offside, ciao, bentornati tutti quanti, ragazzi. Insomma, cosa ne pensate di queste prime recensioni di Leggende Pokémon Arceus? Una maglietta con scritto Poro no al merchandise, ci stiamo lavorando. Prima o poi arriverà, ragazzi. Ho solo quel grande piccolo problema di aver creato un brand che è un insulto e non so quanti vogliano girare con una maglietta che manda bad vibes in giro. IGN è unica testata che si è messa, però soltanto, oddio, soltanto IGN italiana in realtà, almeno mi sembra. Compro una maglietta allo youtuber che non sei. No, mi devo inventare qualcosa di significativo. Dobbiamo costruire molta più lore, molte più cose, e a quel punto poi potrò creare il merchandise. A me non spaventa tanto la grafica. Cioè, tanto quello là, si è capito, fa schifo e vabbè. Tanto poi in portatile so cieco, sembra tutto bello. A me spaventa più che altro il fatto di un gameplay che magari può essere interessante, ma si perde, cioè non si evolve. A me pare di capire che come gioco è molto statico. Che non, cioè, si fanno sempre le stesse cose, sempre le stesse azioni, non c'è una vera progressione. Se dura veramente intorno ai 30-40 ore di gioco e fai sempre e solo una cosa, non essendo super appassionato di Pokémon, magari dopo un po' la noia la inizi a percepire. Magari se sei un super fan, vedere tutti i Pokémon, le forme alternative, nuovi Pokémon, è un incentivo ad andare avanti. Però se non sei attirato da queste cose, magari è un gioco mediocre. Non lo so, cioè non l'ho giocato, non so dirlo. Che ne dici se ne leggiamo alcune e le commentiamo? Ah, voglia, sì, a me va super bene. Tra l'altro forse dal primo gioco di Pokémon, da Pokémon Rosso, in quel tutorial avrà un senso, è vero. Per la prima volta hanno introdotto qualcosa di nuovo. Stefano Ronni, ehi, benvenuto tra i poracci. Link preferito, quello che rimanda al mio Poreon. Leggende Pokémon preferito, quello che sta su Yuzu. Gioco de merda sicuro 100%. Parti prevenuto, devi dare fiducia a Game Freak.
Simone, bentornato. Ma l'hai presa quella PlayStation? Eri tu con la PlayStation 5? Ah, leggiamo le recensioni di Arceus. Lo metto proprio in live. Con quante M leggiamo? Recensione di Sidonia preferita. Quella di Arceus che uscirà domani sul suo canale. Accidenti, Simone. Pensa se la riuscivo a prendere io, che in realtà volevo solo comprare Arceus scontato. Ah, ragazzi, mi segnalano che da GameStop, se preordinate Legenda Arceus inserendo il codice sconto in fase di finalizzazione Arceus, non è neanche così difficile, costa solo 40 euro. Sono più fortunato con i titoli retro. Vabbè. Quello è quello che conta. Allora, ci leggiamo un po' di recensioni. Partiamo dalle italiane o dalle straniere? Non vale più, no, fuck. Non vale più, no. Valeva solo durante la live, ma ammetto di essere io il minchione di Dado Bugs Bunny. Però ci stava, ci stava. Vabbè, era troppa lore. Però bellissimo, Minnick. Codice scaduta 17, perfetto. Andiamo con le italiane. Io più che altro vorrei leggere quella di IGN, perché è stata l'unica recensione che l'ha demolito. Quella è spagnola, direi. Neozelandese. Costa 10 euro in più se mettete il codice Poro. Mediocre. Cazzo. Allora, ora voglio sentire anche un po' di Zelda and Chill. Non è che deve essere solo a vostro appannaggio, porca miseria. Leggende Pokémon Arceus, recensione. Abbiamo vagato a lungo nelle lande di Isui e siamo pronti a darvi il nostro responso sul gioco che dovrebbe rilanciare il brand. Mediocre. Recensione in breve. Un gioco che avrebbe dovuto rilanciare il brand e invece non compie i dovuti passi in avanti, restando bloccato in un limbo di mezzo che non sa di niente. Le poche novità sono mal implementate, quando non realizzate in maniera raffazzonata e approssimativa. Tutto ruota attorno al completamento del Pokédex a livelli eccessivi, tanto da bloccare la progressione della storia per ripetere ancora e ancora le stesse azioni. E diciamo che cioè, è una delle cose che mi spaventa di più, ecco. Loro la mettono come un problema che effettivamente rovina l'esperienza, e i super fan Pokémon invece dicono che questa è proprio la figata del gioco. No, rilanciare penso creativamente, no? Cioè dare una nuova spinta creativa. Dare nuova linfa vitale al brand. Allora, ci siamo, dopo tanto parlarne e speculare, siamo giunti al momento della verità, della svolta. Il grande salto per una IP storica come Pokémon sembra essere alle porte. Dopo 25 anni chiuso nella propria nicchia, se non altro per quanto riguarda i capitoli principali, e con occasionali sbirciate all'esterno per provare a evolversi, pun intended, pun intended, Leggende Pokémon Arceus potrebbe essere il gioco che tutti, soprattutto i più veterani, aspettavano per respirare una boccata d'aria fresca. I più veterani non si può sentire. Sarà veramente così?
Mi spiace constatare che siamo ben lontani da quello che avremmo voluto e la serie avrebbe meritato. Il cambio di passo del franchise si è rivelato essere soprattutto un inciampo, che forse i fan più accaniti di Pokémon difenderanno a spada tratta. E scudo sguainato, no, scudo alto, da cui non sarà facile riprendersi. Vediamo perché. Cazzarola. No, no, 5 su 10, recensione critica. Mediocre, mediocre. Come non è mai successo per le home console, ok. E invece te lo sei beccato brutto e svecchiato. Live mediocrissima. Quando manca trucco e parrucco. Per una volta ribalto la situazione e comincio parlando di quello che è sotto gli occhi di tutti già dai trailer e sarà, in ogni caso, il primo elemento a colpirvi una volta avviato il gioco, il comparto artistico e tecnico di Leggende Pokémon Arceus. Non ci sono parole per definirlo, nel 2022, su una console che ci ha regalato The Legend of Zelda Breath of the Wild, se non inqualificabile. Vabbè, è scritta un po' male questa frase, o forse non so leggere io, però dice: non puoi definirlo in nessun altro modo se non inqualificabile. Tutto risulta abbozzato e pigro, dai modelli alle texture che sono implementate male, a volte mancano addirittura, appaiono e scompaiono, fino a una direzione artistica di per sé sfilacciata e priva di coerenza. Le ombre sono disposte spesso a caso, con lo sgradevole effetto di vedere i personaggi dai volti tagliati, scavati o altre situazioni orrorifiche, e a guardarle proiettate sul terreno si possono contarne i pixel. Ok, vabbè, qui paragrafetto sul comparto grafico. Sin troppo facile criticare una grafica che, vabbè, l'ha detto anche lei, sotto gli occhi di tutti, fa cagare. Vuol dire direzione artistica sfilacciata? Beh, bella domanda. Sfilacciata e priva di coerenza. Cioè, che forse prende tante cose diverse e non le unisce in un corpo unico in grado di essere appunto coerente. Sono tanti fronzoli che non vanno da nessuna parte. No? Giusto? Art style molto... No, però c'è da dire che rispetto a art style molto ispirato e direzione artistica riuscita... Una direzione artistica sfilacciata non l'avevo mai sentita, quindi ben vengano nuovi aggettivi per dire sempre la stessa cosa. Aieie Brazorf! Non l'ho mai saputo dire. Grande te. Continuiamo. Intanto vi ringrazio lo sponsor di questa live che è Team Business. Mi raccomando, scegli Premium Business, fibra fino a 1 giga. E poi scoprite anche la Mustang Mach E. Vabbè. Non c'è gusto, i modelli, e questo probabilmente è Covid ragazzi, non c'è gusto è Covid. I modelli si presentano riciclati all'infinito con a volte qualche variazione nei colori degli abiti, ma molto più spesso si vedono uno uguale all'altro, affiancati persino. In un gioco che conta pochissimi PNG si sarebbe potuto fare molto di più per rendere originale e memorabile quello che di fatto è un insediamento abbastanza grezzo, parlo di Villaggio Giubilo. Persino negli edifici che si somigliano quasi tutti, fatta eccezione per quelli più importanti o con i quali si interagisce frequentemente. Per essere in una ipotetica era feudale, in alcuni aspetti si respira un'aria un po' troppo moderna che va per forza di cose a cozzare con l'ambientazione, creando un inevitabile scollamento che impedisce di immergersi nel mondo di gioco. Vabbè, qui ritorna un po' il concetto che ho detto prima, è tutto molto sfilacciato. Etna Comics, forse è un po' difficile quest'anno. Quando un Pokémon ambientato ad Arezzo, nona generazione, ragazzi. Quando poi ci si avventura all'esterno del villaggio, la situazione non fa che peggiorare. Manca una distinzione tra le diverse aree esplorabili, che pur rappresentando biomi diversi, non differiscono granché. Deformazione del terreno assente, texture dell'erba che risale ai tempi della PlayStation 2 e lo stesso vale per altri materiali.
Gli alberi sono tre o quattro asset che vengono riutilizzati in continuazione, e con il fogliame che è in realtà composto da fogli incrociati l'uno sull'altro. Gli specchi d'acqua ricevono identico trattamento, con l'aggravante che è impossibile capire quando un elemento è immerso anche solo parzialmente, perché non c'è una vera e propria interazione con la superficie. Si avverte il rumore, magari, ma visivamente c'è il vuoto più assoluto. Beh, per ora ragazzi, è solo una, diciamo, analisi tecnica, cioè, ma è sotto gli occhi di tutti che il titolo graficamente fa cagare, quindi magari lei l'ha giocato un pochino più a fondo e si è resa conto anche di cose che magari dai trailer non si intuivano. Però a livello grafico è indifendibile, no? Cioè, magari sta calcando un po' la mano, però non me la sento di dire no, è un'analisi fatta male. La grafica e la tecnica fa cagare, senza dubbio. Le recensioni parlano di un comparto ludico di altissimo livello. Addirittura quelli di multiplayer.it hanno dato 8,5, più di 6 donne, dedicando molto spazio alla recensione e come in realtà il comparto tecnico non riesca a rovinare l'esperienza di gioco. Questo potrebbe essere un altro fattore. Però, comunque, ragazzi, se, cioè, se stiamo facendo una recensione è giusto evidenziare tutto quanto. E poi eventualmente progredire nel discorso dicendo. Le cose stanno così, però effettivamente ci si può passare sopra oppure effettivamente non ci si può passare sopra. Questo poi dipende anche molto dalla sensibilità personale, no? E penso anche quanto uno poi è investito all'interno del brand. Insulto, Game Freak, Nino Nino. Esatto. Ciao Tomix, ciao a tutti ragazzi. Allora, il meteo è a sua volta ininfluente sul paesaggio circostante, con l'effetto bagnato della pioggia che rende Pokémon di plastica e personaggi umani traslucidi, mentre il terreno non risente affatto di un possibile acquazzone. Non c'è la minima interazione tra i due elementi. Alzando poi lo sguardo al cielo si nota anche di una marcata pigrizia, con le nuvole che sono texture standard in movimento e le cui ombre hanno a volte degli effetti bizzarri a seconda della superficie su cui vengono proiettate. Tutti questi dettagli per farvi capire l'estrema confusione e svogliatezza del comparto artistico, cui si affianca quello tecnico per un risultato di pari livello. Le animazioni sono ridotte all'osso, due o tre per personaggio che si ripetono in maniera fastidiosa, similmente all'espressività. Riguardo ai Pokémon, se possibile si va peggiorando perché, al di là anche in questo caso di animazioni risicate, lasciando vagare lo sguardo all'orizzonte si possono a volte notare alcune creature muoversi come se fossero dei cubi di Rubik, a scatti che forse si possono ricondurre a 3 FPS. Questa cosa si manifesta occasionalmente anche con elementi più vicini a noi, ma l'effetto peggiore è chiaramente quello sulla lunga distanza. In generale si percepiscono comunque dei cali di frame rate che non si dimostra mai stabile. A proposito di distanze, il gioco fatica anche a caricare i modelli lontani e seppur in rari casi può inficiare alcune missioni secondarie. In che modo? Non aiutano in tal senso i più frequenti effetti pop-up. Se c'è un comparto dove Leggende Pokémon Arceus è bocciato in toto, persino in portatile, la cui performance è comunque migliore performance è comunque migliore che collegata a un televisore, è proprio quello tecnico e artistico. Vabbè, ha demolito il gioco. Sia. Qui parla addirittura di svogliatezza e pigrizia. Sarebbe da capire quanta incompetenza e quanta svogliatezza e quale delle due è peggiore, però. Non capisco mai come certa gente possa criticare la CGI. Ma in che senso la CGI? Per chi ha giocato nel Game Boy la grafica vale ben poco. Vabbè, insomma. Non lo so, secondo me bisogna essere obiettivi, anche l'occhio vuole la sua parte. Poi ognuno dà l'importanza che preferisce. Però in un contesto moderno, in un contesto di una produzione comunque importante, dispiace vedere magari un lavoro realizzato in maniera approssimativa. Il frame rate per multiplayer è perfetto, ecco. Questo andrà verificato giocando, ragazzi, per forza di cose. Non ti racconto una storia. Leggende Pokémon Arceus ha fatto maturare negli appassionati la speranza, quando nulla convinzione, che la storia avrebbe ingranato una marcia in più rispetto alle trame imbastite fin dagli esordi nei capitoli principali. Complice ambientazioni in una Sinnoh feudale, che qui prende il nome di Hisui, le aspettative erano
che sfruttando lore e mitologia si sarebbe messa in scena per la prima volta una narrazione meritevole di essere vissuta. Purtroppo così non è stato. Senza scendere nei dettagli, la scrittura generale è inconcludente, povera e spesso slegata dal punto di vista logico. Non c'è nemmeno una vera e propria storia, a voler essere precisa, quanto un susseguirsi di eventi che si vorrebbero elevare a narrazione, ma non riescono a essere sufficientemente coesi o interessanti per ambire a un simile obiettivo. Se possibile, un'avventura persino più costrittiva e su binari rispetto alle precedenti, questo è gravissimo. Ma lo approfondirò in seguito perché è un discorso legato alle meccaniche di gioco. Titolo suddivisivo all'estremo. L'impressione è che la recensione di IGN voglia criticare ad oltranza pur di non dare un voto alto ad un'esclusiva Nintendo, come fece Every Eye con la ridicola recensione di Metroid Dread. Però non mi puoi dire che le animazioni dei Pokémon non hanno dei frame drop, quando tutti i recensori parlano di 30 fps granitici. L'open world di Bowser Fury. Leggende Pokémon Power, ambientata all'antica Roma. A me più bastava avere un Garchomp o un terremoto della cortina di fuori e avere tutti i costi con lo zoo. Ok, sono d'accordo. Volendo andare un po' più nel dettaglio, senza spoiler, gli stessi dialoghi e personaggi sono al limite dell'esasperante e del ridicolo, con battute che vorrebbero far ridere senza riuscirci, venendo poi riciclate di continuo, fino a intermezzi inutili che sembrano messi lì tanto per fare da riempitivo e comprimari di cui vorresti sbarazzarti dopo un secondo, e invece sei costretto a subire dall'inizio alla fine. Ne risulta una trama scialba, che persino in quegli considerabili colpi di scena non stupisce, vuoi perché era facile intuirli o per la banalità degli stessi. Le basi sulle quali poggia Leggende Pokémon Arceus avrebbero avuto tutte le carte in regola per realizzare una sceneggiatura in grado non solo di reggersi, ma anche di parlare a grandi e piccoli. È scritta in modo strano comunque questa recensione. Visto il bacino molto ampio di utenti che il franchise raccoglie, invece si è optato per una trama deludente, ma non è che uno opta per una trama deludente, sconclusionata e privata del giusto mordente. Se nei capitoli precedenti la storia poteva essere letta come un viaggio di crescita e formazione, pur nella sua evidente semplicità, qui viene a mancare, anzi, è il gioco stesso a volerti ricordare di tanto in tanto che stai compiendo un viaggio eroico per imparare a convivere e collaborare con i Pokémon, quasi voglia convincere se stesso, prima ancora del giocatore. Qualunque sia il messaggio di cui una storia si vuole ammantare, questo deve trasparire dalla narrazione, senza interventi esterni che ricordino continuamente al fruitore perché la stia vivendo. Soprattutto qui, Leggende Pokémon Arceus fallisce perché è quel tipo di scrittura che ti mostra una Pokéball per poi dirti: vedi, questa è una Pokéball. Ah, e direi che qua è un po' il problema di tutta narrazione giapponese, no? Però, forse, diciamo, sembra ipercritica come recensione. Anzi, sicuramente ipercritica. Più che altro, da quello che leggo, anche il 5 mi sembra troppo alto come voto. Magari ora si riprende un po' a livello di gameplay. Cosa scegli? Una trama scarsa. Allora, ragazzi, per cosa optiamo? Facciamo una trama di merda? Sì, facciamo una trama di merda. Ok, perfetto. Una Pokéball è una Pokéball. Non ha mai giocato a un titolo Pokémon, non riesce a contestualizzare ciò che sta recensendo. Un po' come dire storia poco matura, The Last of Us è molto di più. Probabilmente non è un super appassionato della serie, ma ci sta. Il fatto è che, appunto, dovresti conoscere il tuo limite e cercare quanto più possibile comunque di contestualizzare quello che stai giocando, che magari non fa per te, però ha senso nell'ottica di un tipo di produzione. Cos'è Leggende Pokémon Arceus? Non è facile parlare di Leggende Pokémon Arceus, perché nessuna meccanica pare funzionare a dovere e nell'insieme lasciano la sensazione di un gioco incompleto, che non va avanti ma nemmeno è in grado di tornare indietro, ora che ha provato, senza riuscirci davvero, a uscire dal nido sicuro dove il franchise è rimasto per 25 anni con la serie principale. Andrò per gradi, a cominciare da cosa sia questo capitolo di rottura. Si tratta di un GDR open map, con forte enfasi sul completamento del Pokédex e di conseguenza sull'esplorazione, e un sistema di combattimento CTB, Conditional Turn-Based Battle, o come è conosciuto in Giappone, Count Time Battle. Il tutto inserito all'interno di un'ambientazione di stampo feudale, in un periodo non precisato rispetto a Diamante e Perla, ma sufficientemente lontano nel tempo da chiamare la regione Isui e non Sinnoh.
Insomma, Pokémon riparte dalle fondamenta con l'obiettivo di costruire una vera e propria lore, per quanto i risultati ottenuti non lasciano ben sperare, tramite un gioco che non va letto come spin-off, bensì come un prodotto pensato per rilanciare il franchise. A livello generale l'obiettivo è stato mancato, ma questo non significa che Leggende Pokémon Arceus non faccia nulla bene. Il problema è che gli aspetti funzionali e funzionanti, capaci di migliorare la qualità della vita, sono fortemente minori, come numero e importanza, rispetto alle stonature che invece si percepiscono con chiarezza. Quindi, un po' di cose buone all'interno di un mare di merda. Che a ogni paragrafo sbaglia almeno una scelta lessicale. Sì, abbastanza. Mi sta triggerando parecchio, però vabbè. Rimanere invariato, diversificare troppo dai suoi predecessori. Il problema, da quello che traspare in questa recensione, è che il gioco prova in molti modi a staccarsi dalle convenzioni della serie, ma fallisce proponendo delle formule sfilacciate tra di loro, proprio come l'art style, che non danno un risultato coeso e coerente. Non è un gioco compiuto, ma è un gioco che ha delle buone intuizioni in un mare di merda. Per parafrasare quello che sta dicendo il recensore. Come quella della ragazza recensita da God of War versione PC. Sì, diciamo, cioè, poi c'è sempre il fattore oggettivo, no? Però appunto uno dovrebbe sempre provare quanto più possibile a contestualizzare, a capire quali sono i limiti del proprio punto di vista. Però ragazzi, resta il fatto che lei l'ha giocato e noi no. Quindi, in un certo senso, finché non abbiamo il suo stesso grado di conoscenza, cioè, non possiamo criticare neanche più di tanto, no? Cioè, possiamo criticare magari se il testo è scritto male o se delle cose sono eccessivamente aggressive o possiamo ritenere sbagliate, ma a conti fatti, finché non proviamo il gioco, non è che possiamo dire più di tanto, insomma. Io né in questa né in quella di Saidonia ho capito un cazzo di minchia. Beh, ci sono io per farti capire ancora di meno. Il Pokédex e l'esplorazione di Isui. Leggende Pokémon Arceus basa quasi interamente sviluppo e progressione sul completamento del Pokédex. Ciò significa che il nostro compito principale è catturare, analizzare e catalogare i Pokémon che abitano Isui. Tutto nel gioco è legato a questo assoluto. A questo assoluto, persino la trama, con buona pace di chi auspicava una progressione più libera. Come ho anticipato nel paragrafo legato alla storia e alla narrazione, anzi, siamo davanti a una restrizione persino maggiore di quella dei vecchi capitoli canonici. Nei vari Pokémon rosso, giallo, oro, rubino e via discorrendo, fino ad arrivare a Spada e Scudo, la trama era sì lineare, ma priva di veri e propri impedimenti che ne bloccassero il proseguimento. Leggende Pokémon Arceus propone una regione suddivisa in mappe, quindi un'esperienza open map sulla scia di Monster Hunter World, voto 8.8. Perché ha preso Monster Hunter World come punto di paragone? Prendi Rise. Il cui accesso però ci è precluso se non soddisfiamo determinati requisiti. Come membri ufficiali della scuola di ricerca bisogna obbedire a una gerarchia che prevede la scalata, rango dopo rango, fino al più alto. Partendo dal fondo, dobbiamo conquistare la vetta ottenendo punti ricerca. Di per sé non sarebbe stata una brutta meccanica se tuttavia il suo funzionamento non fosse stato legato solo e soltanto all'esplorazione fuori dal villaggio, alla cattura, al combattimento sempre degli stessi Pokémon. Se le aree successive sono precluse, dobbiamo accontentarci, fino a completare le pagine del Pokédex, essendo premiati con dei punti e raccoglierne abbastanza per venire promossi. Mi gira la testa. Ancora e ancora il gioco ci obbliga a compiere le medesime azioni anche quando non vorremmo, senza che la trama o le missioni secondarie ci vengano in soccorso. Seguendo la narrazione, infatti, non si ottiene nulla in termini di punti rango e le stesse missioni secondarie hanno peso assai limitato in tal senso. I pochi punti ottenuti derivano comunque da un'eventuale spedizione all'esterno, mentre le ricompense nel terminare una missione si limitano agli oggetti, non c'è nemmeno un premio in denaro. Questo si guadagna ancora una volta completando le escursioni, eventualmente vendendo oggetti preziosi e in eccesso. I soldi ottenuti aumentano con l'aumentare del rango, ma soprattutto la loro quantità è direttamente legata alla nostra performance. Più progrediremo nell'analisi durante una escursione, e più la ricompensa in denaro sarà alta.
Allora, qua secondo me l'ha detto in modo un po' complicato. Aspetta, continuo a leggere, poi ci fermiamo un attimo. Ripeto, se concettualmente l'idea del rango potrebbe avere senso, non ce l'ha comunque a livello di trama, ridurre la sua progressione a una tediosa ripetizione di incarichi tutti uguali e soprattutto non farlo quantomeno andare di pari passo con la trama è una decisione difficilmente scusabile. Pokémon da sempre è un gioco libero pur nei suoi limiti narrativi. Non mi è mai capitato di sentirmi costretto a ripetere una stessa azione più e più volte fino a quando la storia non si sarebbe sbloccata. Tutto era fluido e commisurato alla progressione, con anzi elementi di contorno che permettevano di sviare un po' l'attenzione. Qui tutto si riduce a esplorare, catturare, combattere e in generale seguire le indicazioni del Pokédex per completare le sue pagine. A proposito di Pokédex, spezzo una lancia in favore, la prima dopo un'ora. L'ho trovato ben realizzato nel complesso, è dettagliato, ben disegnato e le informazioni si completano mano a mano che iniziamo a conoscere meglio un Pokémon. Le voci sono suddivise per macro aree, ma c'è anche una scheda omnicomprensiva di tutta Hisui. È possibile inoltre scegliere l'ordine in cui vengono mostrati i Pokémon, da quello alfabetico fino al numerico, passando per altre categorie che vi lascerò scoprire. Tipo Longest Dick. Il fatto che vi si possa accedere tramite un solo pulsante dall'interfaccia utente rende il tutto ancora più rapido e facilmente consultabile. Questa è una di quelle migliorie di cui accennavo, piccoli tocchi, quelli che coinvolgono soprattutto l'HUD e si dimostrano efficaci nel velocizzare determinate operazioni, ma in generale non bastano a oscurare i macro difetti che leggende Pokémon Arceus si porta dietro. Tutto ruota attorno al Pokédex e purtroppo non funziona, rende l'intera esperienza inutilmente macchinosa, farraginosa, legata a un grinding e a un farming che nei vecchi giochi sono sempre stati opzionali. La storia procedeva sui suoi binari, senza che qualcosa di tanto tedioso si mettesse di traverso, forzandoci ad azioni che nessuno si metterebbe mai in mente di fare, non a questi livelli maniacali. Non conosci i veri giocatori di JRPG. O comunque rimarrebbe sempre una decisione personale e non un'imposizione inevitabile per riuscire a vedere la fine dell'avventura. Chiudo questa lunga riflessione sull'esplorazione legandomi alla direzione artistica. Le varie lande che andremo a visitare sono tutte così scialbe, prive di spunti, che, nonostante le cavalcature a nostra disposizione per tornare a visitarle e raggiungere punti prima inaccessibili, non si sente davvero uno stimolo a farlo. Certo, potremmo trovare qualche nuovo Pokémon, ma esattamente come Spada e Scudo, mancano percorsi più articolati che rendano le traversate avvincenti. Segreti, grotte, percorsi alternativi, non c'è nulla di tutto questo e la facilità con cui, nonostante tutto, si possono attraversare le lande non motiva seriamente un'esplorazione approfondita. Lo si fa perché si deve, o appunto per completare il Pokédex, ma nient'altro. Sostanzialmente le lande sono spoglie e l'unica vera ragione per visitarle in lungo e largo è la ricerca di materiali con cui costruire eventuali oggetti utili, che alla fine si rivelano essere soprattutto le Pokéball o i rimedi per i Pokémon. Il resto ha poca valenza. Unico elemento interessante nel corso dell'esplorazione è l'occasionale evento, casuale e sparso per la mappa, che ci mette nelle condizioni di trovare oggetti rari e Pokémon che altrimenti non ci sarebbero altrove. Il fattore sorpresa gioca un ruolo fondamentale, soprattutto la prima volta, poi la sua evidente limitatezza colpisce duro e rende anche questa meccanica ridondante. Tuttavia non ne si può negare il fascino iniziale. Si dice non ne, ni, ne, non, ne, ni, non ne si può. Non se ne può negare il fascino iniziale. Io l'avrei scritto così. Anche perché, a patto di voler spendere punti ottenuti con molta fatica per scambiare oggetti rari, questi eventi sono l'unico modo per ottenere i suddetti. Di nuovo, il farming pesante fa sentire la sua presenza in modo decisamente più potente e alla lunga stancante. Madonna, che imprese. Allora, comunque, cioè, quello che dice poi mi sembra di averlo letto anche nella recensione di Sidonia. E sostanzialmente la progressione è molto diversa da quella dei Pokémon classici e c'è il problema che è tutto molto più diluito e bisogna fermarsi a grindare, cioè a ottenere esperienza, in questo caso il rango, per poter proseguire. Mentre prima, bene o male, il grinding era opzionale, qui adesso invece è diventata una parte integrante, un po' come Intorna di Xenoblade Chronicles 2, forse un po' proprio come accade poi nei JRPG in generale, ci sono dei momenti in cui sei costretto a fermarti e a fermare la progressione della storia per salire il livello. Dom Ronin, benvenuto tra i poracci, ora vi leggo. Non li capisco come dico, le rovine di aspettative, un gioco che ha fatto davvero molto bene come New World.
Kirby ho masterizzato e gli ho dato 8 perché pagava 5 euro al marocchino. Insomma, paghi 60 euro. Kirby sono il meglio, non se ne può negare. Ma decisamente, decisamente. Nei primi 2 minuti il gioco ho andato a parlare con lo professore. Il gioco mi si è buggato male. Esatto. Comunque, quello che dico, cioè, secondo me è un po' debole come testo, perché cioè, accenna a delle cose che dice sono affascinanti, però non riesce a dare veramente il senso di. Prima ha parlato di miglioramenti alla quality of life, che qualità della vita in italiano non si può sentire, ma in cosa consistono? Qua parla soltanto del fatto che il Pokédex lo puoi raggiungere con un solo tasto, ma basta. Cioè, solo quello, cioè, ha preso 5 questo gioco e l'unica cosa positiva che ho letto per ora è che il Pokédex è bello e lo puoi raggiungere facilmente. Però al tempo stesso tutto il gioco non è altro che un farmare, un dito al culo enorme perché non bisogna fare altro che farmare le voci del Pokédex. Cioè, catturare sempre gli stessi Pokémon per aumentare le descrizioni. Quindi sarà bello, però è una palla arrivarci. Non lo so. Mi sembra ipercritica, è finita la musica, ragazzi. Allora, una recensione ve la faccio, finiamola prima. C'è altra musica? Dai, Donkey Kong Country. E si vola, ragazzi. Ma quanto è lunga ancora questa recensione? Madonna. Volete che la leggo tutta? Vabbè, dai, leggiamolo, perché alla fine, bene o male, le altre diranno tutte quante la stessa cosa. Ah, il voto l'abbiamo letto all'inizio, 5, raga. Oh, il voto alla recensione. Il voto alla recensione gli do. Non lo so. Allora, non mi fanno impazzire in realtà a me le. Cioè, quando scrivi su una rivista le recensioni estremamente, estremamente personali. Secondo me ci andava un po' troppo incattivita. Nel senso, non che stia criticando gli aspetti sbagliati, ma sembra più che altro uno sparare sulla Croce Rossa. Cioè, tanto, cioè, i difetti si sa quali sono. Non c'è veramente nient'altro di positivo, non c'è nient'altro di bello, non c'è nient'altro che potrebbe effettivamente rappresentare quell'isola felice per chi si è rotto il cazzo e giocare allo stesso gioco da 25 anni. È chiaro che se tutti quanti dicono il contrario e una sola voce dice che non è così, c'è qualcosa che non torna, no? Leggiamo il verdetto. Non voglio appallarvi più di tanto. Allora, questo è interessante. Date le impressioni scritte finora, è piuttosto facile farsi un'idea della giocabilità generale di Legende Pokémon Arceus. Pur non avendo riscontrato crash o bug invalidanti di sorta, il calo di FPS, gli effetti pop-up, la difficoltà nel caricare i modelli in lontananza, la generale pigrizia e il comparto tecnico, tutto concorre a generare un'esperienza non esattamente ottimale in termini di giocabilità. Non aiutano una storia raffazzonata come trama e scrittura, un gameplay che ruota interamente intorno al Pokédex, creando gli inutili impedimenti d'avventura e le poche meccaniche nuove mal implementate quando non deludenti da cima a fondo. Ed è un peccato perché alcune cose buone il gioco le fa, soprattutto in termini di interfaccia, ma non sempre. Poter cambiare Pokémon al volo, sia nel modo di gioco, sia nelle battaglie, sia nel mondo di gioco, sia nelle battaglie, senza per forza passare dal menu e similmente utilizzare gli oggetti con la stessa rapidità, offre senza dubbio un valore aggiunto. Serve un attimo per abituarsi ai comandi, ma alla fine viene naturale la gestione e si apprezza uno snellimento dei passaggi nelle fasi più concitate. Se poi si vuole vedere più nel dettaglio, il menu è a portata di mano e serve a questo. Al di là di questi comandi, come quello per accedere al Pokédex, che occupano soprattutto la parte bassa dello schermo, il resto della schermata risulta pulito, privo di orpelli inutili. La navigazione alla mappa è semplice e intuitiva, il viaggio rapido disponibile fin da subito risparmia le lunghe traversate da un punto all'altro. È un peccato che ci sia concentrati su dettagli non trascurabili, ma se non altro da tenere in secondo piano,
Anziché profondere impegno in tutto quello che davvero non funziona in leggende Pokémon Arceus. Non bastano occasionali strizzate d'occhio ai fan, sebbene apprezzabili, per salvare un progetto che avrebbe. Ok, va bene. Leggende Pokémon Arceus si rivela essere un'enorme occasione. Ma perché non mette l'apostrofo? Una enorme occasione mancata, probabilmente la più grossa delusione all'interno del franchise. Attenzione. Avrebbe dovuto essere davvero la svolta, l'entusiasmo c'era e andava di pari passo con una crescente richiesta di cambiamento, di evoluzione dopo 25 anni di un filone principale sempre identico. Si sarebbe voluto avere qualcosa di nuovo, invece si ricade nella banalità di meccaniche mal implementate, una storia raffazzonata, un comparto artistico e tecnico inguardabile e quel poco di buono che si respira è minore in termini di quantità, ma anche di importanza rispetto alla moltitudine di problemi che il gioco si trascina dietro. Non si può né si deve nascondersi dietro la scusa che Pokémon è sempre stato un brand chiuso in se stesso. Conservatore, perché il passo verso un altro genere, quello del GDR Open Map, è stato compiuto. Gli esponenti sono maggiori, così come la possibilità di fare comparazioni. Che significa gli esponenti sono maggiori? Ehi ehi ehi! Onizuka, benvenuto. Pretendere di restare così chiusi nella propria nicchia, nonostante tutto, ignorando la qualità raggiunta attorno a sé per pretendere di riproporre la stessa minestra, è un errore che rischia di costare caro. Un gioco deludente che avrebbe potuto e dovuto sfruttare l'occasione per fare il grande salto, invece si trattiene ancora una volta per un risultato desolante. 5. Switch. Ma meglio questo o meglio Gears 2? Che dà un voto positivo a caso, non è che è da solo perché è Nintendo, perché veramente io do ragione a IGN su tutto. Era ovvio comunque che Sedonia adesso un voto positivo, chissà perché. Money, money, money. No, ma che money? No, al massimo puoi dire, cioè lui è un fan della saga e magari certe cose, cioè, non riesce a giudicarle obiettivamente perché comunque è affezionato al brand. Ma soldi, raga, ma soldi, ma che cazzo vive dei soldi qua dentro? In Italia, tra l'altro Sedonia è uno dei pochi parieri che, cioè, se tu lo analizzi e leggi bene tra le righe, cioè, ti dice, no, non c'è neanche bisogno di leggere tra le righe. Cioè, è uno di quelli che ti dice, guarda, che all'interno del brand Pokémon è una vera rivoluzione, però se sei un tipo di giocatore che cerca questo, questo e quest'altro, non li troverai in questo gioco. Ora ce la leggiamo e cerchiamo anche di capire, quella di Sidonia, cerchiamo di capire, insomma, qual è il suo punto di vista, no? E come possiamo relazionarci sia da fan della saga che non da fan della saga. Comunque, come recensione non mi ha fatto impazzire. E, di base non. Cioè, pure quando ho recensito Baldo cercherò di essere il meno aggressivo possibile. Questa è super dura, è molto cattiva come recensione. Questo è più un problema di stile personale. Però, cioè, molte cose che dice sono vere. Secondo me, cioè, probabilmente sono vere. E una volta giocato potrò dire anche se sono condivisibili o meno. Però secondo me sono presentate in modo sbagliato. Questa recensione mi ha confuso più dello stordiraggio di uno Zubat, esatto. Ho fatto un gioco migliore cagando il cesso stamattina, la Madonna. Quanto gli hanno dato a Baldo? Ah, loro di IGN. Ah, questa interessa, questa mi piace. Questa mi piace. Ehi, ehi, ehi. Matteo 2003, benvenuto tra i poracci. Vediamo Baldo quanto ha preso. Non l'hanno recensito. Ragazzi, non l'hanno recensito. Ma poi IGN Mondiale c'aveva pure l'esclusiva. Non l'hanno recensito. Brutta sta cosa. Questa cosa è grave perché poi IGN aveva l'esclusiva sul reveal, no? C'aveva tutte le anteprime. Vediamo. Ci posso arrivare? No, mi va direttamente su IGN Italia. Pam e Tommy la recensione. Vabbè, non si sono sentiti probabilmente di recensirlo.
Comunque dovete anche capire questa cosa, secondo me, cioè va sempre contestualizzata, che il problema delle grandi riviste, dei grandi portali, eccetera, eccetera, è che ci scrivono tante persone diverse all'interno e per quanto si cerchi sempre di dare una sorta di linea editoriale, alla fine ognuno ragiona con la sua testa e ci sta pure che non tutti i voti siano riconducibili poi alla stessa scala di valori. E soprattutto quando poi vengono recensiti giochi così diversi tra di loro. Quindi il voto voi prendetelo sempre relativamente, leggetevi i testi se vi interessa la recensione. Su, due passaggi, sta. Adblock, ta ta ta. Leggiamo un attimo l'incipit, ok? Oppure se volete ci possiamo vedere il video su EveryEye. No, vabbè, sti cazzi. Ho vissuto innumerevoli esperienze con i Pokémon. Ma tanto è tutto trailer, ragazzi. Cioè, non... Ah, questa cosa. No, scusa, vado subito alla fine. Qui penso sia più un problema di Nintendo. Cioè, non so assolutamente come siano andate le cose. Ora vi dico, eh. Ah, ecco, cioè, esce la recensione, quindi l'embargo è finito, ok? Cioè, in teoria quando esce la recensione tu puoi parlare del gioco. Per me non ha senso che una recensione sia scritto: non posso purtroppo parlare dell'esatta durata né della campagna principale di Leggende Pokémon Arceus né del post-game. E pertanto mi limito. Non è che sei limitato, ma mi limito a dire di essere rimasto soddisfatto della longevità complessiva. E che cazzo vuol dire? La difficoltà del titolo, come già menzionato durante l'analisi del suo nuovo combat system, è progressiva e sempre efficace, non permettendo mai al giocatore di giocare distrattamente. In particolare durante le battute finali. Questo non capisco perché non può. Cioè, di sicuro questo è Nintendo che ha detto non potete dire. Che ne so, non potete parlare dell'evento che succede dopo il secondo capitolo. Non potete citare esattamente come è fatta la terza area. Molto spesso le recensioni hanno dei blocchi. Cioè, quando firmi l'embargo, acconsenti a non trattare nel dettaglio determinati temi. Ma mi pare assurdo che Nintendo non abbia permesso di dire quanto dura il gioco. Ma poi, cioè, tra l'altro lo stanno giocando tutti, lo sanno già tutti, l'hanno già finito. Cazzo. Nessuno, sto scrivendo un paper che sicuramente sarà letto da un centinaio di utenti che hanno letto questa recensione e ogni riga che scrivo è revisionata da una cascata di 3 persone. Beh, però nel senso, ora non so, probabilmente è più un ambito universitario e scientifico. Questa è... Zio, è il mercato videoludico, cioè il 90% del pubblico non sa né leggere né scrivere. La qualità anche di chi scrive è bassissima. Cioè, e le revisioni praticamente non esistono. È un mercato di consumo e funziona così. Nel video ci sono gameplay che non sono tratti dal trailer. Sì, però per esempio io ho visto quello di Nintendo Life. Nintendo Life ha fatto un video di 10 minuti con, penso, 6 scene in totale di footage ripetute all'infinito. Quello di Sidonia ho visto solo l'inizio, si apre con il trailer, tra l'altro, ultra compresso, una merda. Mi sa che l'hanno tipo scaricato a bassa definizione e poi l'hanno upscalato. Hanno paura di rivelare che il gioco duri 500 ore, esatto. Poi la gente scopre che è troppo lungo e si sente male. Ah, vediamo dai la recensione. Dall'uscita di Pokémon Rosso e Verde, GameStop
Game Freak decide di sviluppare. Leggende Pokémon Arceus, primo vero titolo che si discosta dalla formula che ha coronato i mostriciattoli tascabili come franchise più redditizio al mondo. Una scelta coraggiosa e rischiosa che oggi ci pone davanti al primo videogioco Pokémon mainline. Scusate, senza doppia versione. Cioè, non so che hanno fatto, non l'ho montato io sto video, però hanno usato un trailer a bassa definizione. Questo perché probabilmente Nintendo non gli ha fatto acquisire abbastanza footage, oppure non gli ha dato gli asset, a volte danno pure gli asset per le anteprime. Questi hanno scaricato un trailer a bassa definizione e poi l'hanno riutilizzato in fase di montaggio alzandolo di risoluzione. E la cosa stupida è che hanno fatto pure un filmato a 50 fps, che poi provoca per forza di cose questi artefatti. Una scelta che sono bruttissimi da vedere. Oggi ci pone davanti. Ecco, questo qua non è un problema della mia stream, ma proprio come hanno esportato il video. È una cosa un po' brutta da vedere, ma parlo da montatore video. Il primo videogioco Pokémon mainline senza doppia versione, incentrato sul single player e non sulle funzioni di comunicazione, e che sradica tutti i cliché che lo hanno consacrato. Niente allenatori da sfidare in giro per i percorsi, niente palestre, niente titolo di campione da conseguire alla Lega Pokémon. Al termine di svariate ore di gioco, ho il piacere di potervene parlare a tutto tondo. Partiamo dall'ambientazione. Isui è una regione come raramente... Sembra depresso. A me sembra gli ero dato tipo il culo. Se ne sono viste nel mondo Pokémon. È la prima. Capite che non ha senso fare esportare un video a 50 fps se comunque il gioco che stai acquisendo al massimo va a 30, ma proprio al massimo, e crei dei problemi poi in fase di renderizzazione del video. A essere in complete tre dimensioni, senza compromessi di sorta e con telecamera liberamente regolabile. Isui presenta una varietà di location puramente naturali, che si inseriscono in uno scheletro open map e che cambiano tanto in stile quanto in struttura, da una pronunciata verticalità fino a distese innevate e venature sotterranee. Tutti gli angoli della regione sono dotati di un level design profondo, curato e stratificato. Benché non siano presenti moltissimi dungeon tradizionali, intesi come spazi angusti e labirintici pieni di biforcazioni, l'esperienza esplorativa di Isui risulta sempre pienamente convincente. Inoltre, le varie aree che il gioco presenta sono sorprendentemente grandi. Si tratta di zone estese e sviluppate tanto orizzontalmente quanto verticalmente. Per esplorare ogni anfratto ho dovuto spesso affidarmi alla mappa di gioco, che permette di visualizzare l'esatta posizione dell'utente in tempo reale, e di utilizzare timbri e obiettivi di navigazione per semplificare l'orientamento. In tal senso, un primo difetto dell'opera si annida proprio in un assenza di una minimappa costantemente presente a schermo. Al netto di aree purtroppo spesso prive di numerosi Pokémon a schermo, per i probabili impedimenti tecnici che il team ha incontrato durante lo sviluppo, l'ampiezza di veduta del giocatore permette di assaporare uno dei più grandi pregi dell'opera: la libertà di movimento e la possibilità di scegliere come obiettivo qualsiasi location che possa essere visibile a occhio nudo. Capite? Qua cioè, siamo totalmente all'opposto di quello che abbiamo letto prima, perché dice che il level design è ottimo, è ispirato, si sviluppa sia in orizzontale che in verticale, e le aree sono proprio ben, hanno un bel world design, un level world design, ma al tempo stesso la quality of life non è proprio il massimo perché manca la minimappa, che è una cosa un po' assurda in un gioco dove l'esplorazione è la cosa principale, mentre nell'altra recensione le mappe erano una merda, però dai, sulla quality of life ci hanno fatto qualcosa di bello. Insomma, uno dei due si sta sbagliando, chiaramente. Se l'utente vorrà visitare una location... Tra l'altro... ci sarebbe a dirgli questa cosa a Sidonia: sì, che bello il poter vedere l'orizzonte, mi dà la sensazione di libertà, però al tempo stesso è un'arma a doppio taglio, cioè poter vedere un orizzonte così desolato è pure libertà e depressione. Voglio tornare indietro e non voglio esplorare, però vabbè. C'è un protagonista dell'endgame del titolo, potrà farlo, almeno fino al punto nel quale non troverà limiti ambientali arginabili solo dal poche passaggio di turno. Ma anche in questi frangenti è comunque possibile osservare luoghi misteriosi e mitologici in lontananza, sognando un giorno di poterli raggiungere. In questo mondo selvaggio si schiude il semplice ma efficace gameplay di Leggende Pokémon Arceus. Cioè, scusate, hanno usato per la recensione un footage che in alto a destra c'è scritto "Game footage is not final".
È proprio fuorviante come cosa. Vabbè. All'interno del villaggio Giubilo, quartier generale del Team Galassia, il giocatore prepara gli oggetti utili per la sua escursione, dovendo gestire un inventario con una capienza limitata ed espandibile nel corso dell'avventura. Dopodiché si parte al fine di completare l'obiettivo di turno, ovvero la missione capace di far avanzare la campagna principale, e che solitamente consiste nel raggiungere un luogo, un personaggio o una minaccia specifica. Un processo che verrà continuamente alternato alla ricerca di risorse naturali necessarie per la creazione di strumenti di prima necessità come Pokéball o pozioni, e all'ottenimento di Pokémon, che solitamente popolano le mappe in branchi compatti. Quest'ultimo elemento è un altro dei grandi miglioramenti apportati alla formula di Pokémon Spada e Scudo. Se le Terre Selvagge prevedevano un mix di Pokémon selvatici e estremamente eterogeneo, Isui è costruita con una coerenza che aumenta l'immersione. Nelle macro aree troveremo quindi misurati branchi di creature composti con il rispetto della logica delle regole naturali di Pokémon, e che permettono al giocatore di prevedere cosa andrà a affrontare. Occorrerà poi completare le richieste, brevi missioni secondarie consegnate al giocatore dal professor Laven o dagli abitanti del villaggio Giubilo, e che consistono quasi sempre nella cattura di determinati Pokémon o nel ritrovamento di specifici strumenti. Si tratta di un elemento di gioco fatto di luci e ombre. Se completare tali quest è sempre stato soddisfacente dal punto di vista narrativo, sul piano del gameplay risultano spesso piuttosto ripetitive. Ad ogni modo, come ampiamente anticipato dalla campagna marketing, Leggende Pokémon Arceus ruota attorno allo studio e cattura delle varie creature selvatiche dell'Overworld. Se io... Qua, per esempio, ha detto che il gioco è estremamente ripetitivo nella progressione, nel completamento dei task, delle missioni, e che sì, che bello, è una cosa nuova, però luci e ombre, cioè ci sta qualcosa che non torna. Se mi dice che un gioco è estremamente ripetitivo e dura 30 ore, c'è un problema, perché o c'è veramente qualcosa che ti cattura e non ti fa pesare il fatto che stai facendo sempre la stessa cosa, oppure significa che riesci a passare sopra dei difetti perché magari sei appassionato del brand. Gli obiettivi principali si limitano appunto a richiedere specifiche azioni nell'area di turno esplorata. Viaggiare tra una mappa e l'altra, e dunque proseguire con la campagna principale, richiederà il raggiungimento di uno specifico rango membro, una valutazione da 1 a 10 stelle che denota il proprio contributo per la creazione del Pokédex di Isui. Per incrementare il proprio rango membro sarà necessario completare i cosiddetti incarichi Pokédex, istruzioni impartite dal professor Laven e fondamentali per accrescere il livello di ricerca di ogni singolo Pokémon. Si tratta di azioni semplici come catturare 3 o 5 volte una determinata specie, osservare le differenze tra un esemplare maschile e uno femminile, oppure apprezzare le mosse di certe creature in battaglia. Ciò che dava l'impressione di essere un'azione estremamente ripetitiva e noiosa, in verità è una pratica tutt'altro che meccanica, la cui efficacia dipende dalle capacità organizzative del giocatore. Gli incarichi, infatti, sempre consultabili nell'apposito menu presente nella funzione del Pokédex, sono costruiti in modo tale da essere soddisfacibili in blocco, e pertanto con la giusta programmazione sarà possibile completare 4 o 5 voci in un paio di incontri con un Pokémon, reperibili in sequenza grazie alla divisione della fauna di Isui in branchi ordinati. Ciò detto, questa nuova formula diluisce la campagna principale in maniera... Sentite questa parte che... più o meno quello che ha detto la recensione di IGN prima, però in una formula forse un po' più sensata. Significativa e risulta inevitabilmente divisiva nella ricezione del gameplay del titolo. Se le vostre esperienze JRPG sono solitamente improntate verso un rapido completamento della campagna principale senza soluzione di continuità, per poi dedicarvi ad attività collaterali solo in un secondo momento, faticherete a digerire Leggende Pokémon Arceus. Il titolo Game Freak vuole davvero raccontare attraverso il suo gameplay la fatica, la difficoltà e soprattutto la necessità che l'uomo antico trova nello studiare i Pokémon, e lo fa attraverso una valanga di ricerche da compiere con metodo scientifico e sistematico. Personalmente ho adorato questa componente fortemente ruolistica. Senza neanche sentirmi costretto artificialmente dal titolo, ho cercato di studiare spontaneamente ogni singolo Pokémon della regione di Isui per scoprirne la sua descrizione, vivendo costantemente il brivido della scoperta del suo branco quando un esemplare si mostrava dinanzi a me. L'ennesima differenza abissale tra i vecchi giochi della serie principale e Leggende Pokémon Arceus è radicata nell'attività di Overworld. Però capite che comunque sta mettendo in luce dei problemi che... Non sono da poco. Lui dice: io l'ho adorato e sono stato al gioco, no? Cioè quello che sostanzialmente
devi più e più volte catturare sempre gli stessi Pokémon per studiarli. Non l'ho sentita come una mia imposizione, cioè come un'imposizione del gioco, perché non sentivo la necessità di progredire nella storia, ma volevo più che altro esplorare ogni singolo centimetro e scoprire tutti i segreti del Pokédex. Però, cioè, nel senso, non è un'imposizione, è una sua scelta. Però, diciamo, è stato fortunato, perché è una scelta che si sposa con l'idea di come i game designer volevano che fosse giocato il gioco, ma non c'è un'alternativa. Questo potrebbe essere un problema. E se io non volessi studiare tutti i Pokémon, tutte le voci, usa pure un termine brutto, dice una valanga di incarichi tutti uguali, no? Ma se io non volessi farli tutti, a quanto pare il gioco non ha un'alternativa. E questo, secondo me, potrebbe essere una criticità, ecco. Bisogna ricordare però il primo titolo del genere, come se questo titolo sia una rampa di lancio. Sì, per carità, però bisogna anche ricordare che ci hanno avuto 25 anni per farlo e bisogna anche ricordare che il prezzo pieno è il prezzo pieno e sta poi al giocatore decidere se investire o meno, premiare la voglia di fare piuttosto del risultato. Tutte le azioni di lotta ed esplorazione avvengono sulla mappa senza soluzione di continuità, tanto che le lotte Pokémon iniziano lanciando il proprio Pokémon su un selvatico avversario, senza transizioni o caricamenti di sorta. Penso di non aver mai sentito, e non ce l'ho con Sidonia, ma dico in generale, così tante volte la formula senza soluzione di continuità. L'ho letto in tutte le recensioni. Una cosa, beh, verrà rinominato come Leggende Pokémon senza soluzione di continuità, ho deciso. Il giocatore, durante le battaglie, può persino muoversi liberamente con lo stick analogico, osservando lo scontro dalla prospettiva che più gli aggrada. Sfortunatamente, però, tale possibilità ha solo valore estetico e non ha alcun impatto sull'andamento dello scontro. Dato che questo titolo vede nell'Overworld il teatro principale delle sue azioni, anche il giocatore è dotato di punti salute, che non sono mai visibili in valore numerico, ma sono mostrati direttamente nell'interfaccia. A mano che l'avatar subirà danni, lo schermo del giocatore comincerà a riempirsi di pennellate nere sempre più scure, fino a divenire di un rosso acceso, segno che l'esploratore è ormai prossimo allo svenimento. Solo una volta lontani dalle colluttazioni, dopo un Madonna, periodo di che tempo trascorso brutta. senza subire danni, Scusate, solo però una questa è volta fino a bellissima. divenire di un rosso acceso, segno che l'esploratore è ormai prossimo allo svenimento. Solo una volta lontani dalle colluttazioni, dopo un periodo di tempo trascorso senza subire danni, la propria Però ecco, salute. questo aiuta a capire la grandezza di Breath of the Wild, no? Cioè, il fatto che Link effettivamente viveva ogni singolo centimetro dell'open world di Hyrule, di Breath of the Wild, che era veramente esplorabile perché ti potevi arrampicare, cioè, il corpo si adattava a quello che calpestava, a quello che scalava, e non vedevi ste cagate, mamma mia, Fino a divenire di un bruttissimo, che ti rosso danneggia pure, è acceso, segno che assurdo. l'esploratore è ormai prossimo allo svenimento. Solo una volta lontani dalle colluttazioni, dopo un periodo di tempo trascorso senza subire danni, la propria salute comincia a rigenerarsi automaticamente. Il problema dell'incolumità degli avatar si pone poiché i Pokémon selvatici reagiscono in maniera eterogenea una volta avvistata la presenza di un essere umano nei paraggi. Alcuni sono mansueti, mentre altri sono più aggressivi. I pattern di attacco dei vari No, non si può Pokémon si notare. dividono principalmente in quattro categorie: Vabbè, carichi frontali, giustamente. proiettili a ricerca, hitbox verticali e hitbox orizzontali che compaiono nell'esatta posizione del giocatore al momento dell'attacco. Per evitare tali assalti, ovviamente, il giocatore può e deve compiere una schivata con il giusto tempismo. Un elemento di game design che, a differenza della progressione dell'esplorazione, vive di luci e ombre molto più nette. I singoli pattern di attacco dei Infatti non sanno Pokémon sono dare, ragazzi. caratterizzati da movimenti rigidi. I mostriciattoli a volte interrompono le loro aggressioni e rimangono persino immobili. Inoltre, data l'elevata presenza di frame di invulnerabilità nella schivata, è davvero difficile essere colpiti dalle mosse di un singolo selvatico. Al momento dell'aggancio dei Pokémon, non è possibile lanciare loro delle Pokéball per la cattura. Ecco perché le due opzioni possibili dopo aver fatto adirare una creatura sono la fuga o lo scontro. Visto che gli incarichi Pokédex premiano anche l'uccisione di Pokémon, spesso la risposta alla rabbia di un mostriciattolo è l'immediato lancio di un proprio Pokémon per combatterlo ad armi pari, senza rischiare danni al proprio avatar. Benché quindi la sezione action di Leggende Pokémon Arceus sia ancora acerba, questa riesce comunque a convincere in alcuni frangenti. Dato che il giocatore ha la possibilità di creare oggetti anche. Cioè, anche qua ha detto, sono belle intuizioni, però non funzionano perché i movimenti sono rigidi, sono legnosi, la schivata è OP e poi il problema è che hanno reso
Si può, diciamo, si può morire, tra virgolette, e quindi la soluzione, più efficiente è quella di evitare gli scontri, non con la fuga, ma attaccando direttamente con i Pokémon. E anche qua dice quello che poi state scrivendo in chat prima, beh, dai, è legnoso, non funziona benissimo, però dai, è un buon inizio. Che mentre è in viaggio, risulta fondamentale munirsi continuamente di pozioni e revitalizzanti per tenere in vita i propri Pokémon. Quando le materie prime scarseggiano, è consigliabile tornare a un campo base o al villaggio. Madonna, raga. Questo è proprio desolante come... Giubilo il prima possibile. Se è vero che lo svenimento in questi titoli è dato solo dalla perdita dei sensi dell'avatar, è altrettanto vero che senza i propri Pokémon non è possibile difendersi e si è ancora più esposti agli attacchi nemici. Alla morte, piuttosto punitiva se contestualizzata all'interno del franchise, il giocatore perde numerosi oggetti Demi, grazie trasportati con mille. sé nel proprio Ranidos! inventario, persino quelli più preziosi. Per mitigare questo malus, Game Freak ha inserito una divertente meccanica di multiplayer asincrono, che mi ha ricordato molto la cooperazione tra giocatori in Death La Stranding. Gli utenti collegati cooperazione. online avranno la possibilità di ritrovare come oggetto di Overworld il borsello smarrito dagli altri colleghi al loro svenimento, e raccogliendolo saranno capaci di restituire ai più sfortunati i tesori perduti. Inoltre, contribuire alla riconsegna degli oggetti smarriti genererà cosiddetti punti gratitudine, utili per comprare oggetti preziosi come pietre evolutive o caramelle rare da uno specifico NPC del villaggio Giubilo. Se non si vuole rischiare lo scontro diretto, è sempre possibile procedere in stealth. Per realizzare catture in furtività, il giocatore ha a disposizione un arsenale sorprendentemente ampio di strumenti. Esche per attirare le creature, ostacoli ambientali dietro i quali nascondersi e palle orbe per creare zone d'occultamento dell'avatar. Grazie a un Palle indicatore a schermo che appare sopra le teste dei Pokémon, si ha la possibilità di comprendere quanta sia la probabilità di catturare le creature prese di mira. Le possibilità aumentano sia dando loro esche dai sapori graditi, sia colpendole alle spalle con i propri lanci o con Pokéball specifiche. Proprio come per la sezione degli attacchi in Overworld, anche lo stealth game di Leggende Pokémon Arceus alterna elementi efficaci ad altri da rivedere per eventuali future iterazioni. La varietà degli strumenti dati a disposizione del giocatore è sicuramente elevata e permette una concentrazione di azioni che in fase avanzata stimola la creatività dell'utente, spingendolo a trovare soluzioni originali a problemi altrimenti irrisolvibili. Spesso però ho avuto l'impressione che le azioni furtive soffrissero indirettamente dei problemi delle mappe di gioco, prive di dettagli ambientali. In mancanza di ostacoli dietro i quali nascondersi, il giocatore è spesso costretto a usare molti strumenti in combo non perché lo desideri, ma perché non ha alternativa. Discorso a parte però deve essere fatto per l'ultima componente action. Però vedete, questa qua per esempio è una critica molto figa, molto intelligente, no? Cioè ti dice, ok, hanno dato molta importanza alle componenti stealth, però allo stesso tempo il world design è così scialbo, il level design è così scarno che non ci sono fisicamente punti dove nascondersi. Cioè, se ci fosse stata una vegetazione più folta, più massi, rocce, cose su cui arrampicarsi, avrebbe avuto un senso questa enfasi sullo stealth. Invece così, se uno vuole essere stealth, deve spammare gli oggetti che distraggono i Pokémon. Non si può optare veramente, cioè non si ha proprio la possibilità di risultare invisibili. E questo ti fa capire quanto poi alla fine la realizzazione tecnica di un qualcosa non sia un elemento che sta là e non interagisce con gli altri aspetti di una produzione, ma diventa parte integrante del gameplay. Se non ci sta una modellazione poligonale adeguata in una mappa, ne risentono anche gli altri elementi, in questo caso lo stealth. Dell'open map di Game Freak. Leggende Pokémon Arceus, infatti, Sì, presenta delle peculiari ti boss mando dopo il fight link, contro i Demi. cosiddetti Pokémon regali, esseri Scrivimi su Twitch. impolleriti da un misterioso potere che tuona dai cieli di Isui. Si tratta di combattimenti che replicano lo schema menzionato con i semplici selvatici, ma con una sostanziale modifica. Anziché poter essere catturati, questi Pokémon devono essere colpiti a suon di sfere Zen, dei calmanti che consumeranno la loro barra della collera e restituiranno loro il senno. A differenza dei Pokémon comuni, gli attacchi di questi boss sono decisamente più particolareggiati e incalzanti, rendendo innanzitutto più importante il tempismo del giocatore nelle schivate. Questi scontri propongono un sorprendente crescendo sia visivo che ludico. Purtroppo non mi Sì, è possibile entrare nel Instagram. dettaglio, Non ma so cosa sappiate dire. che alcune battaglie presentano fasi di gameplay riuscitissime e innovative.
Restando in tema di scontri, il combat system di Arceus è cambiato tantissimo rispetto ai precedenti titoli. Le statistiche dei Pokémon, per cominciare... Non so, qui non mi esprimo più di tanto, però voglio chiedere a voi, scrivete anche in chat, che ne pensate di questa meccanica di, diciamo, il boss con l'armatura da distruggere tirandogli le breccole, spammando sassate per mezz'ora? A me non sembra troppo invitante come cosa. Completamente diverse. Pur mantenendo le proporzioni del passato, le singole voci hanno subito una profonda inflazione, raggiungendo valori elevati sin dai livelli più esigui e al contempo mostrando una crescita che dipende solo moderatamente dai punti esperienza acquisiti. La differenza di livello non... No, mi sono perso, scusate, devo tornare un attimo indietro. Pur mantenendo le proporzioni del passato, le singole voci hanno subito una profonda inflazione, raggiungendo valori elevati sin dai livelli più esigui e al contempo mostrando una crescita che dipende solo moderatamente dai punti esperienza acquisiti. La differenza di livello non è più in grado di determinare la sola divergenza di forza fra le creature in gioco, a meno che non si parli di distanze abissali. Di conseguenza, anche se il giocatore intraprende un percorso esplorativo completista, la paura di incrementare eccessivamente il proprio livello in rapporto a quello proposto dal gioco è rimossa dall'ecosistema, poiché anche 10 o 15 livelli di differenza non sono così rilevanti per scardinare l'equilibrio di un incontro. Tale è stato dei fatti, ovviamente, vale sia per un vantaggio che per un eventuale svantaggio dal punto di vista del giocatore. Anche un Pokémon Alpha con 10 livelli in più delle creature del giocatore sarà realisticamente preda di strategie efficaci, spostando l'ago della bilancia sull'effettiva padronanza delle meccaniche di gioco piuttosto che sul grinding compulsivo. Con questo, ovviamente, non voglio certo dire che il leveling delle creature non serva a niente, anzi, semplicemente ha cambiato di ruolo. Adesso le creature salgono di livello non per soverchiare... Ma che cazzo era? Ma che hanno fatto? Ha cambiato di ruolo. Adesso le creature... Minchia, raga, ma gli è esploso il PC mentre renderizzavano. Salgono di livello non per soverchiare l'avversario con le proprie statistiche, soverchiare, ma per evolvere e apprendere nuove mosse più minacciose, dagli effetti secondari più efficienti e dalla potenza di base maggiore. Ed è proprio nelle mosse che si annida la seconda grande variazione di combat system. Molti storici attacchi Pokémon sono stati eliminati, riducendo all'osso le mosse apprendibili dalla maggior parte delle creature selvatiche e limitandole alle sole realmente utili in combattimento. La potenza di base delle mosse più potenti è stata poi diminuita, e questo riduce ancora di più il divario di potere tra gli attacchi di un Pokémon poco esperto e di una creatura di livello 50. Alcune altre mosse precedentemente inutili, come doppio smash, ora sono utilissime stance che donano benefici offensivi o difensivi temporanei, aggiungendo profondità alle strategie messe in atto. Già solo gli elementi descritti, che sono la punta dell'iceberg, definiscono un gioco molto più impegnativo dei predecessori, che non può mai essere giocato distrattamente, sin dalle prime ore. Giocare a Leggende Pokémon Arceus significa ricevere una moltitudine di stimoli variegati. Ecco, questa è una cosa figa, molto importante, perché, cioè, obiettivamente, per esempio, i remake di quarta generazione, cioè, te li potevi fare tranquillamente spammando il tasto A tutto il tempo. Cioè, era di una facilità imbarazzante. Poi arrivi alla fine che c'hai uno spike di difficoltà assurdo, un picco proprio incapibile, però per il resto ti sei fatto 20 ore di gioco col cervello spento, se vuoi. Che, insomma, non è proprio una... grandissima cosa di game design. Tanto che a volte ci si trova a far fatica a tenere tutto a mente contemporaneamente. Un altro stravolgimento dei combattimenti è il funzionamento dei turni con un sistema simile all'ATB. Le creature ora non hanno un singolo turno a loro assegnato, ma li accumulano grazie a vari parametri differenti. La statistica di velocità è sicuramente uno di questi, ma non è l'unico, contrariamente a quanto si pensasse. Anche le mosse posseggono una loro velocità intrinseca. Inoltre, ci sono condizioni meteorologiche che aumentano la velocità di certe tipologie di Pokémon. Una giornata soleggiata, ad esempio, rende più rapidi i tipo erba in campo. In ultimo, ma non meno importante, abbiamo le famigerate tecniche rapide e tecniche potenti. Le rapide aumentano la velocità al prezzo della potenza di base o dell'efficienza di effetti secondari. Aumentano la velocità al prezzo della potenza di... Frame nero così. Tecniche rapide e tecniche potenti. Le rapide aumentano la velocità al prezzo della potenza...
Dai, su. Potenza di base o dell'efficienza di effetti secondari. Le potenti invece aumentano questi ultimi parametri e persino la precisione, ma rallentano l'accumulo di turni. Questo sistema ATB risulta il cambiamento più acerbo del nuovo combat system, poiché non sempre il giocatore ne riesce a avere il totale controllo. Non è sempre chiaro del resto cosa determina l'accumulo dei turni, dato che non tutte le mosse segnalano esplicitamente la loro maggiore o minore velocità, e vanno dunque apprese e testate per conoscerne il loro reale effetto in battaglia. Sembra quasi che in questo caso Game Freak abbia inserito il sistema di ATB più per marcare la differenza con il passato che per reale esigenza di game design. E dire che gli stravolgimenti sono davvero infiniti. Anche mosse e condizioni di stato vivono di luce nuova. Non entreremo troppo nel dettaglio, ma vi basti sapere che si tratta di modifiche che si integrano assolutamente bene con la deriva single player del progetto Leggende Pokémon e che avvicinano con efficacia la serie a un classico JRPG moderno, ora che non deve più rendere conto di un bilanciamento in ottica multiplayer. Il combat system descritto, okay, stratificato e capace di dare al giocatore una miriade di scelte, rende bene con le lotte contro i Pokémon selvatici e brilla nelle sfide contro gli Alpha. Dall'altra parte però, nelle presenti gli Alpha Male pur rare sfide contro gli allenatori, il nuovo meccanismo vacilla, in particolar modo proprio a causa dell'ATB. Quando un proprio Pokémon attacca e uccide una creatura avversaria, l'allenatore nemico manda in campo un altro mostriciattolo, solitamente super efficace al proprio. Se non si hanno abbastanza turni accumulati, cosa abbastanza frequente, l'avversario entrerà e attaccherà nello stesso turno, obliterando una creatura che sapevamo benissimo essere svantaggiata, per la quale non ci viene permesso di fare alcunché. In sostanza, il nuovo sistema perde una delle profondità più grandi della formula originale, ovvero la possibilità di predire le mosse dell'avversario. In futuro, a mio avviso, Game Freak dovrà decidere se lavora. Ma infatti, scusate, mi stavo chiedendo dal commento di Liam Gray, cioè lui parla di ATB, quindi Active Time Battle, ma l'Active Time Battle è quando sostanzialmente anche mentre sei nei menu il tempo della battaglia scorre e se tu non dai un input comunque gli altri continuano ad attaccare, cioè riempi una barra di tempo che è quello, diciamo, è il cooldown tra una mossa e l'altra. Quindi sostanzialmente nei sistemi con l'ATB tu non ti puoi permettere di tempi morti. Qui mi sembra invece una cosa semplicemente più simile a quello che era un Final Fantasy X, cioè un sistema di turnazione che prende in considerazione la velocità dei singoli attaccanti. No, ma non è un active time battle, cioè la A sta per attivo. E l'hanno introdotto, mi sembra, con Final Fantasy VII, no? La denominazione. Cioè, mi sa che sta facendo confusione semplicemente col fatto che non vai in una schermata di combattimento. Final Fantasy IV, ok. Col 4, ok. Esatto, conditional turn based. Ha pure più senso, no? Cioè, questo qua, se tu stai fermo non succede nulla. O continuano ad attaccare, no? Non penso continuino ad attaccare. Lavorare di più sul sistema ATB e perfezionarlo, o al contrario abbandonarlo e con esso lasciare da parte anche le sfide con gli allenatori. Chiudendo questa parentesi sulle novità strettamente legate alla componente RPG del titolo, un encomio accorato va dedicato ai numerosi snellimenti delle meccaniche di crescita dei Pokémon, che mi auguro vivamente vengano ereditati anche dalla fetta di titoli della serie principale più classica. Al di là del guadagno di esperienza in background, abbiamo la possibilità di evolvere Pokémon manualmente ogni volta che hanno soddisfatto i loro criteri specifici. Inoltre, e si tratta del cambiamento più rilevante, i set di mosse dei Pokémon sono ora modificabili in ogni momento dal menu della squadra, senza dover ricorrere a NPC o all'uso di valuta preziosa e da reperire con difficoltà. Una volta appresa una mossa, il Pokémon la conserverà per sempre nella sua lista di attacchi disponibili, dai quali il giocatore potrà comporre il set da 4 desiderato. Passando al lato tecnico, la grafica del gioco rappresenta il difetto più grande, sostanzioso e incisivo. Le ambientazioni presentano numerose texture a bassa risoluzione, ombre e dettagli ambientali mostrano il fianco a problemi di aliasing. Il modo di gioco, poi, non è esente da difetti, tra glitch grafici che coinvolgono parti del corpo del giocatore, Pokémon che compenetrano il suolo o creature di terra che cominciano a camminare sott'acqua.
Vero è che Pokémon non è mai stato famoso per presentare avanguardismi estetici, ma per quanto mi riguarda, in Arceus i difetti grafici incidono più che su qualsiasi altra opera del franchise, proprio in virtù della sua natura. Un titolo così esplorativo, così capace di raccontare anche attraverso la sola ambientazione, subisce una forte frenata al fattore di immedesimazione quando gli orizzonti, visibili dalla vetta di una montagna, si trasformano in una distesa di colli con pochi poligoni. Il comparto tecnico ha comunque subito questa estrema compressione per far spazio a profondità di campo e frame rate perfettamente stabile, che mantiene i 30 senza particolari acciacchi. Al netto. Allora, qui si parla di frame rate. Aspetta. Il comparto tecnico ha comunque subito questa estrema compressione per far spazio a profondità di campo e frame rate perfettamente stabile. Perfettamente stabile. Che mantiene i 30 senza particolari acciacchi. Che mantiene i 30 senza particolari acciacchi. Che però va in contrasto con la frase appena detta, perché se comunque ha delle incertezze non è perfettamente stabile. Ma anche qua è in netto contrasto con quello che abbiamo letto nella recensione di IGN. Al netto dunque di un'ambientazione non proprio convincente, è da segnalare quanto i combattimenti fra Pokémon abbiano compiuto dei passi da gigante anche dal punto di vista delle animazioni. Le sequenze di attacchi sono anni luce avanti rispetto alla staticità dell'era 3D del franchise introdotta sin dal 2013 e sono una gioia per gli occhi nella quasi totalità delle situazioni. Chiudendo la pratica sul lato tecnico, la direzione di musica e sound design di Gohei Chinose è come sempre una sicurezza. La colonna sonora di Leggende Pokémon Arceus presenta un'intelligente mescolanza di remix di brani e lavori inediti che riprendono le atmosfere di Breath of the Wild. Focalizziamoci ora brevemente sulla storia e la lore. Senza mezzi termini, la narrazione è uno dei pregi più grandi dell'opera. Benché non esca mai dallo stile Pokémon e mantenga sempre una leggerezza tipica della serie, la sua coerenza, il suo ritmo e la sua sostanza sono sempre soddisfacenti. Dall'inizio alla fine della campagna. I personaggi non giocanti raramente parlano per frasi fatte, ma al contrario sono preziose fonti per ricostruire una storia più grande e corposa del mondo Pokémon. In ultimo, i dialoghi sono quasi sempre parte di un lavoro costante e corale di world building. Parlando con le personalità più importanti, si scopriranno verità sul presente e passato di Isui, e per quanto mi debba ovviamente tenere sul vago al riguardo, mi limito a dire che la tana del bianconiglio questa volta è più profonda che mai. I capitani presenti in Arceus sono espressione di un tempo lontano, una sintesi tra opinioni personali e dogmi religiosi, e una contraddizione continua nell'oscillazione tra riverenza verso i Pokémon e inevitabile avanzare dell'antropocentrismo. In chiusura, non mi è purtroppo concesso parlare dell'esatta durata di campagna principale e postgame, per cui mi limito a dire di essere soddisfatto della longevità complessiva. Per concludere, Leggende Pokémon Arceus è esattamente ciò che aveva promesso, una nuova frontiera per la serie. Come tutti gli esperimenti, il titolo presenta però margini di miglioramento e tecnicamente parlando, purtroppo, soffre quello che sembrerebbe essere uno scarso tempo dedicato all'ottimizzazione. Con Leggende, Pokémon cerca di uscire dalla sua comfort zone e di cominciare a confrontarsi davvero con gli altri concorrenti che ne condividono il genere videoludico. E se il risultato talvolta è spigoloso, i tanti bersagli centrati non possono che portare a una promozione dell'opera di Game Freak. Ah, scusate, ma ascoltiamo un attimo questo video. Un comunicato congiunto tra Electronic Arts e Lucasfilm Games ha annunciato... Ma io questo lo conosco! Allora, in chat scrivevano, chi ha ragione, IGN o Cydonia? Io vi dico questo, vi dico quello che penso. Secondo me IGN e Cydonia dicono esattamente la stessa cosa, ma da due punti di vista diametralmente opposti. Da una parte c'è una persona che non ha nessun tipo di legame sentimentale con il brand di Pokémon e in maniera anche un po', diciamo, astratta e decontestualizzata asfalta un titolo che magari non si meritava tutto questo astio, questa credine nei suoi confronti. Dall'altra abbiamo Cydonia che da esperto del settore fa un'analisi approfondita, proprio on point, perfetta, accuratissima, però al tempo stesso è come se lo dicesse in continuazione, no? Cioè, allo stesso tempo parlo da fan della serie, parlo da grandissimo appassionato e dico che ci sono dei difetti, ma nell'ottica di quello che rappresenta all'interno del brand riesco a passarci sopra. Secondo me dovete fare una media tra i due voti, sicuramente è più interessante la recensione di Cydonia,
Dovete fare una media tra i due voti e trovare, insomma, farvi. Se volete trovare proprio il numero vero, quanto vale il gioco, ok? Altrimenti dovete fare una media tra le due opinioni e cercare di capire qual è il vostro punto di vista, rispetto a degli evidenti difetti, ma allo stesso tempo a degli evidenti, progressi nella formula di gioco. Dovete capire anche voi quanto siete disposti a soprassedere quando ci sono dei palesi difetti. Dipende, insomma, molto, molto da voi. È sicuramente un gioco interessante, ma al tempo stesso è un gioco problematico. È sicuramente un gioco che innova tanto, ma non in assoluto, solo all'interno di una serie. Quindi rimane questo, rimane un prodotto fatto da Game Freak, quindi un prodotto fatto col culo, ma che se si è appassionati della serie può essere effettivamente proprio quello che si aspettava da anni. Se tutto ciò è una paraculata. Difetti enunciati vengono buttati via nel soggettivismo. Non è un gioco che si rivolge a una nicchia di pochi archeologi e mi sembra evidente. Guarda, secondo me invece è il contrario. Cioè, secondo me è solo il voto che vi frega, però lui è super obiettivo durante la recensione. Lasciate perdere il voto, però durante la recensione è super obiettivo. Dice, io l'ho adorata, però effettivamente se siete dei giocatori che cercano una progressione più lineare, meno diluita, meno ripetitiva, vi piacciono i JRPG, ma vi piacciono più diretti, un po' più moderni. Questo non è un gioco che fa per voi. Se siete invece dentro la lore, se siete invece super fomentati, se siete dei super fan, sto gioco potrebbe essere il paradiso. Cioè, come recensione mi è piaciuta perché a differenza di quell'altra, che non riesce a giustificare il 5, perché spala tantissima merda, ma non dice che ci sono delle cose che funzionano per arrivare a un 5, che comunque sì, è un'insufficienza, ma non è un'insufficienza così grave. Quella di Sidonia, se non altro, cioè dice ci sta A, però c'è anche B, c'è C, ma c'è D, e ci sono diversi punti di lettura di ogni singola cosa. Poi sta a voi maturare un'opinione in merito. Quello che non perdono a Sidonia in questa recensione è il video montato malissimo. No, poracci, probabilmente non hanno avuto materiale a disposizione, magari è stato pure un video improvvisato all'ultimo, non hanno potuto cercare più di tanto. Capisco che una produzione di 20 minuti è tanta roba, ma loro sono abituati in realtà a montare video ben più lunghi. E questo era pieno di errori di montaggio e da montatore video sono quelle cose che mi triggerano, però anch'io faccio un sacco di errori di montaggio, quindi è meglio se mi sto zitto. Due universi paralleli che non si incontreranno mai. Grande gioco. Vabbè, prima o poi, chissà. Magari fra 20 anni, quando scopriranno i quick save, non lo so, il doppiaggio e le ombre dinamiche, a quel punto si potrà parlare di un Pokémon moderno a tutti gli effetti. Comunque c'è qualcosa che non torna sul comparto grafico perché non si capisce se il frame rate è stabile o meno. Nintendo ha embargato praticamente qualsiasi cosa, quindi non, cioè, l'immagine di gioco vero e proprio si vede pochissimo. E boh, si è letto un po' tutto al contrario di tutto. Ormai ci siamo, ragazzi. Tanto se lo avete prenotato, lo avete prenotato e ve lo giocate comunque, pure se la grafica fa schifo. Un gioco di ritorno al futuro ci starebbe. Tutto ruota attorno al completamento del Pokédex a livelli eccessivi, tanto da bloccare la progressione della storia per ripetere ancora e ancora le stesse azioni. Questo, IGN, non ha capito la lore e l'ambientazione del titolo. Nonostante le pecche, secondo me è un bel titolo che soffre di sempre lo stesso problema di Game Freak, ovvero comparto tecnico, e ora che tutte le testate giornalistiche lo dicono, cambieranno sicuramente e miglioreranno col tempo, come è successo con Spade Scuro, si spera. Però guarda, in realtà. E ti ripeto, questa qua è la stessa cosa che dice Sidonia. Cioè, dice sì, che bello la lore, sì, che bello, posso finalmente studiare i Pokémon. A me piace proprio fare queste cose. Però, se non siete questo tipo di giocatori, è un difetto. È un tipo di gameplay loop problematico perché è estremamente ripetitivo. E mostra il fianco a delle lungaggini, mostra il fianco
ha delle sezioni tediose, è grinding a tutti gli effetti. E non è detto che il grinding piace a tutti i giocatori. Se poi siete investiti all'interno della lore, tanto meglio, perché sarà un grinding piacevole. Ma sempre grinding rimane. Questo anche Sedonia lo dice. Sono due punti di vista diversi. Uno dei due però tratta la questione in modo un po' più maturo e con una visione più ampia. Però mi dispiace dirti che sei veramente senza soluzioni di continuità, verissimo. Però è un testo di Avery High dove non viene detto bocche da fuoco, che è una cosa che non sopporto. Costa 70 euro, miro altro. Allora, si riesce a spendere anche di meno, però sì, è un gioco al prezzo pieno. E a quel punto dovete guardare all'interno del vostro cuore, ragazzi, e decidere se i difetti, se 60 euro valgono tutti quei difetti. Vi ripeto, a me che non sono assolutamente fan del brand, il gioco interessa parecchio. Però parto già sapendo che ci sono delle cose che non mi piacciono e che so che difficilmente riuscirò a accettare. L'esplorazione non è figlia del modello di Hollow Knight. E no, perché questo è ambientato nel passato. Hollow Knight doveva ancora nascere. Cosa ne pensi dell'acquisto Activision Blizzard dalla Microsoft? Cioè, scusa, allora, quando io parlo di argomenti che non sono Nintendo related, in chat parlano solo di Mario Baseball. Porca troia. Una volta che faccio una live intera dedicata a Pokémon, mi chiedete cosa ne penso di Microsoft, ma voi siete dei matti. Lo porterà in live Legend Arceus. Allora, pensavo di fare questa cosa venerdì, vorrei fare un super chiusone, una live lunghissima, iniziarla nel primo pomeriggio e portarla avanti fino a sera, lunghissima per i miei standard. Non saranno le 12 ore di Sidonia, ma magari inizio verso l'una e mezza e lo porto avanti fino alle 6, 7, 8, eccetera, eccetera. E boh, secondo me sarà figo, e secondo me è un titolo che può interessare, può attirare. Insomma, ci facciamo il day one insieme. Gran Turismo preferito, la demo all'interno del demo disc 1, del primo. Comunque, ragazzi, io spero che questa live vi sia piaciuta. Io mi sono divertito molto. Si potrebbe iniziare a fare anche un po' più spesso questo diciamo, delle rassegne stampa, dove si va a esplorare insieme un po' la ricezione dei vari titoli, anche perché adesso inizieranno a uscire delle recensioni bomba. Ci sarà Elden Ring, ci sarà Horizon Zero Dawn, ci sarà Project Triangle, non si chiama Project Triangle, ci sarà Triangle Strategy, ci saranno insomma titoloni di cui discutere e secondo me, essendo io uno solo e non potendo giocare a tutto quanto, è pure utile potersi appoggiare a questi a pareri esterni e capire quali possono essere, cosa possiamo dare per buono di ciò che viene da altre voci, sicuro più autorevoli da mia. Da Bugs Bunny, che stronzo. Vi faccio lo spammino. Se non avete Prime, non fate poracci. Potete abbonarvi gratuitamente. Mi date un supporto incredibile. Se vi fate i 30 giorni di Prime. Ora vi passo il link. Il link è quello di Legend of Zelda, tra l'altro. Se hai tempo, sto giocando da qualche notte lavorativa con Life is Strange su Switch, ma caricamento enorme, è normale. Sì, penso sia un gioco ottimizzato malissimo. E qual è? Non è l'ultimo. Tra l'altro, ora dovrebbe uscire anche la remaster di Life is Strange. Allora, ragazzi, se volete che questo canale sopravviva. Se volete che io continui a fare le serate intere, se avete Prime abbonatevi, se non avete Prime seguite questo link, fatevi Amazon Prime gratuito, non vi costa niente per 30 giorni, a me date un supporto incredibile. E ora ce ne andiamo a fare a Fan Arceus, ce ne andiamo e facciamo pure un raid, oggi siamo pure tanti. Allora, chi c'è? Po, po, po.
Song of Horror. Nobody Saves the World è un grandissimo gioco e vi mando da loro, non so chi siano, i Co-op TV. Questo lo volevo portare in live. Allora, ditemi se vi piace questo gioco dove vi mando a fare il raid. E in caso lo portiamo in live perché ci sto giocando una figata. Guardatelo perché è super super divertente, un action adventure completamente fuori di testa dai creatori di Guacamelee, top veramente. Però ci vi ringrazio, domani nuovo video, se ci riesco anche uno shorts, dovrei esserci anche per la live, vi terrò aggiornati su tutti i miei canali social. Abbonatevi se mi volete bene, non abbonatevi se non mi volete bene, ma soprattutto vi voglio bene. Grazie a tutti per la compagnia e rifacciamolo più spesso. Buonanotte a tutti quanti, date l'ok per il raid, porca miseria, e ci salutiamo. Mentre le mie cuffie si stanno spogliando. Grazie a tutti ragazzi, grazie mille. Solo 16 spettatori per il raid, sono molto offeso. Adesso chiedo a Zelda. Ah, ovviamente, ovviamente. Ci farò la maglietta, qual è il tuo Zelda preferito? Solo così. Dai, buon ride, buonanotte e ci sentiamo domani. Grazie mille a tutti quanti.